Grazie. Grazie. Se non sei un iscritto, vaffanculo. No, iscriviti. No, voglio salutare gli iscritti. Voglio salutare gli iscritti perché se lo meritano. Non sono aridi come quelli che non schiacciano un tasto gratis. Che non schiacciano. Prima di iniziare vi ricordo soltanto che abbiamo fatto uscire su Mettese un nuovo vlog di aggiornamento della casa, dove vi raccontiamo tutte le nostre peripezie sfigate. Trovate il link in descrizione, yes. E nel video trovate anche la wishlist, dove potete regalarci qualcosa per la casa. Visto che ce lo chiedete tanto, adesso lo potete fare. Via! Il primo single ad entrare nel nostro ristorante è Sirio. Proprio lui, il dragone nascente. È lui, attenzione! Prima lavoravo come magazziniere, adesso ho deciso di lasciare tutto e partire per il viaggio del mondo a piedi. Bello! Il viaggio del mondo a piedi. Ma non pensa che cazzo di duroni calligri vengono. Io seguivo un canale che faceva, fatto il viaggio del mondo... di duroni, come fare per toglierseli? No, che ha fatto il giro del mondo in bicicletta. Allora, lei è il primo del suo tavolo, mi segue che l'accompagno per un aperitivo. Cioè, almeno il fango nelle scarpe, per Dio. Cioè, va bene, mi va bene che vieni vestito come vuoi tu, sì, ma almeno pulito. Ma lui è arrivato a piedi, eh. Gradisce un calice di bollicine, uno spritz o delle bollicine blu dolci? Massaggiatore di piedi, grazie. Sì, infatti. Ho vista decisa sulla scelta dell'acqua. Non bevo, sono astemio. Complimenti per l'autodisciplina, direi. Grazie. Beh, autodisciplina, ma se non gli interessa, mica si deve trattenere. Sì, non è che era un alcolizzato. Continua a dire all'acqua. Acqua sottovalutatissima. Puoi sballare con l'acqua? Sì? Certo. Come fai? È certo. È già sballato. Comunque io quando andrò al primo appuntamento... Ah no, non ci andrò. Non ho ben capito. Se mai andrò al primo appuntamento chiederò del sidro. Un mio mondo tutto strano che è fatto di unicorni, ma... Quelli che è attaccato al collo sono i corni di unicorni che ha ucciso. Prendere e camminare, perché ho deciso di fare il giro del mondo a piedi. Wow. Adesso... Cioè, lui se c'ha l'app quella che ci vede delle camminate fa un botto di soldi. Oggi è qui a cercare l'amore, però. Sì, esatto. Diciamo che mi piacerebbe trovare... Una che viene con me a piedi, cioè... Vuole compagnia solo per il viaggio. Sento solo. Sciarpa lei. Sono Stefania, ho 28 anni, arrivo da Alba. Oh, Stefania! Oh, che bel nome che tieni, signorina! Arriva da Alba. Arriva a piedi, però. Quindi già è una cosa positiva. Lasciamo perdere che tutti arrivano a piedi. No, vabbè, lascia perdere. Continuo a coltivare la passione per i viaggi. Lui chi coltiva? Nell'orto di casa? Poi, tipo, che ne so, a marzo, va in giardino e tira su... Oh! Giappone. Giappone. In questi 3 anni ho trovato casi umani, si può dire. Eccola lì quei casi umani. No. Torna. E abbia tante passioni, che sia viaggiatore. Beh, ce l'abbiamo. Il problema è che è viaggiatore che poi, cioè, parte e va. Lui va. Falegnameria, ho fatto la scuola di fonico d'audio e la scuola di pizzaiolo. Ah, bello. Falegname. Fonico audio. Fonico audio, pizzeria. Doveva unirle. Una pizzeria dove fa il DJ e nel frattempo ti costruisce le malm. Adesso cammino. Cioè, cammino. Nel senso... Cammini per me. Cammino. Cioè, io cammino. Tu che fai? Io cammino, lei cammina. Mi sto allenando per fare il giro del mondo a piedi. Veramente. Lei ha detto che le piace viaggiare. Sì, però ecco, a piedi forse... Vabbè, ma se lei parte in treno o in aereo e va dove... In una tappa e dove va lui, si beccano là. È l'amante? È il gruppo WhatsApp, vero? È sempre il gruppo WhatsApp. Si inizia dal gruppo WhatsApp. Sì, no, è il gruppo. Non bevi? No, non bevo. Meno male che ti hanno tenuto il letto a casa. Ma cosa vuoi? Spero che l'altra persona non scopra mai di me, che parlo anche da sola. Ma credo anche lui, perché quando viaggia a piedi da solo, che cazzo fa? Qualcosa dovrà dire. Che noia. Scusa, la musichetta di SpongeBob. Sono David, ho 35 anni, vengo da Roma e nella vita sono un parrucchiere esperto nella sezione della colorazione. Fa le tinte? Fa le tinte. Un color manager, eccolo. Ce l'abbiamo. Io faccio solo colori perché è una cosa che mi dà una soddisfazione infinita, rendere una donna felice. Lui fa solo colori, quindi non taglia, non acconcia. No. Cresce uno spritz, delle bollicine o delle bollicine blu dolci? Delle bollicine blu dolci. Convinto, a lui piacciono proprio. Fissato col colore. Blu. È molto che single? Sono circa 2 anni e mezzo. Io sono molto selettivo. Per lui non è tutto bianco, tutto nero, capisco. In questo 1 anno e mezzo sono andato a letto con 4 ragazze.
però nessuno mi ha preso di testa. Niente colpi di testa, solo colpi di sole. Spero di trovare una ragazza che abbia un bel sorriso e che sorrida alla vita. Ah, già 10 punti Grifondoro perché le scarpe sono chiuse. Sono Elisa, ho 34 anni e vengo da Roma e lavoro nel turismo. Giovanelli Zigomi. Bellissimo perché mi permette di unire anche la mia passione che è viaggiare. Ho la fortuna di andare a vedere degli hotel di lusso bellissimi. Cosa che fai? Va a vedere degli hotel di lusso bellissimi. E che cazzo fa? Il guarda e basta. Eh no, perché quando è un'agenzia del turismo vai a provare i posti dove poi mandi le persone. Hai visto che hanno chiuso l'hotel 5 stelle di Torino? Perché? Cosa hanno trovato? No, non ho trovato niente, ho chiuso. Non c'è più niente. Non c'è più. Non c'è più turismo. E lui si attacca alla bottiglia. Beh, ma non è. Perché hai preso così male? Ci andava spesso. Un giorno mi arrivi con la bottiglia d'acqua. Col cartone. Lo sapevo. Col cartone. E barcolli per l'ufficio. E barcolli per l'ufficio. Il suo sorriso si vede dall'ombelico. Sì, dall'ombelico. È talmente lungo che... Non è quello che l'ombelisco. Ma un modo di... Ah, dall'ombelisco ha detto. Anche io ho capito ombelico. Il suo sorriso si vede dall'ombelico. Sono Alessandro il Metro. E ti fa piacere? Posso... mi fa piacere? No, senti, allora, basta! Non fa più ridere sta cosa che non senti, Ma io non ho sentito. un'altra che non fa la gavetta, che pretende di andare in giro a dire che non sente. Che schifo. Che a parte, le nuove generazioni, possiamo dire una cosa, tu hai anche i fogli medici che attestano il fatto che tu, mentre lei si presenta qua, senza fogli. Io ho una, come si dice? Ma cosa vuoi, come si dice? Ho una... Si dice? Che cazzo le so, cosa hai? No, aspetta. Che hai? Quella lì che è in percentuale. Sono in percentuale. Che disagio. Come si dice quando uno ha un problema? No, invalidità. Sì, comunque che cazzo ridete, siete ignoranti di merda. Che non riuscite manco a trovare la parola invalidità. Ma pure tu sei ignorante allora, mi scusi. Io penso troppe cose insieme, non mi viene la parola. Ma non è più, allora questa non è più una giustificazione per tutto, Ma se al mattino mi sveglio e mi fanno così, mi mischiano le parole nel cervello. Sì, ma non puoi essere rincoglionito tutto il giorno con tutti sti pensieri. Mi piace molto. La borsa. Grazie. Quale zefrena, raga. Adesso me l'ha ricordata, te l'ho detto! Non so, forse perché mica mi stai plagiando il cervello! Super esci da questa testa! Oddio, nuovo superpotere, ecco! No, super plagiatore! Muoviti! Sì. Sì, ti serve un pinguino? Un pinguino? Un pinguino. Ti piace il pinguino? Oh no, mi vuoi infilare un pinguino nel cervello? Non lo so, ho paura adesso. Pinguino. Stai zitto! Oggi abbiamo avuto questa giornata così piovosa. Un po' di colore almeno. Ma che è questo qua a forma di... zoccolo di gnu. A me sembra più una vagina. Sembra anche una chela. Oh, io ho viaggiato molto. Perfetto. Sono un parrucchiere specializzato nella colorazione dei capelli. Ma qual è il collegamento? Ho viaggiato molto però. Ho viaggiato molto e coloro i capelli. Perché i parrucchieri fanno un sacco di corsi di formazione. Sì, ma andrà a Rimini. Cioè, non penso che nel senso. Fanno no, tutti di solito si va a Londra. No, che a Londra arrivano sempre le nuove tendenze. Lo so perché volevo fare il parrucchiere. Ecco perché aggiustavo i capelli a Luca. Guarda com'è finita. Beh, io li ho ancora. Però lui no. Cheers. Cheers. Bravo, vedi. Attenzione, telepatici, tocca il naso. Sì, comunque sono specializzato in colorazione dei capelli. Sì, sono stato a Londra. C'è per il salone quello... Bravissima, il Salone International. Che cazzo ne sapete voi? No, del mondo. No, no. Sapete un cazzo? Siete degli aridi. Sono un international. Ma sono stato lì diversi anni per fare degli aggiornamenti lavorativi. Bello. E per vedere appunto le nuove tendenze. Anche con aridi. Mi raccomando, sono bellissimi. Ma perché ci sono le canzoni di Franco e Ciccio? Non capisco. Che belli che erano Franco che e Ciccio. Che mai sopportati. Ciccio! Canarie sei andato? No. Ma in realtà allora io ho girato poco perché... Ma lui quindi non ha ancora fatto un cazzo. Canarie non sono. Deve ancora canarie. Partire. Sai perché è andato alle Canarie? Perché? Perché non sa camminare sull'acqua. In realtà c'è solo una persona che potrebbe andare a fare veramente il giro del mondo. Sì, sì. Ma non c'è più ormai. Però non potrebbe nuotare. Ma lui cammina tanto. Vabbè, comunque... Perché se nuota... Vabbè, ma taglia l'acqua. Sì, chissà quando torni, ci metterai una vita eterna. No, io ho previsto 10 anni. Che? Così poco. 10 anni? Sì, ma è poco, il mondo, a piedi. Io ci posso adesso 10 anni e arrivo a Palermo. Cioè, questo vuole farsi il giro del mondo. Magari ci metto di meno, magari ci metto di più. Magari non tornerò mai più. Beh,
lei è invogliata comunque a uscire ancora con lui. No, no, ma lei già... Parlando sempre di questo viaggio, partire insieme sarebbe una cosa perfetta. Se sogna. Ma il cammino di Santiago l'hai già fatto? No, sono cammini già prestabiliti, non mi piacciono. Deve camminare per i cazzi suoi. Ah, ma perché qualcuno ha creato proprio una mappa per partire a piedi e farsi tutto il giro? No, sto dicendo il cammino di Santiago. Ah, ok. Il cammino di Pago. Quello lo a breve il cammino di Matt. Se... da qua a casa mia. Ah, io sono uno che mangia un botto. Io anche. Che mai fuoriuscito un essere umano? Ma bisogna di soffermi il naso, aspettatemi un attimo. Naso, gola, tutto collegato qua. Sono Edoardo, ho 25 anni, vengo da Mantova, faccio il fashion editor per una rivista. Il fashion editor? Sono single perché ho un carattere di merda. Benissimo, l'hai detto tu, eh? No, importante è saperlo. Posso prendere il soprabito? Certo. Prego. Ha portato il tablet lui. Sto facendo un ballo. La notte della taranta. Caratterino lei, eh? Porto i pantaloni di solito. Di come dovrebbe essere la persona che sta cercando? Aperta. Una porta. Di spessore. Di spessore. Di spessore. Quindi blindata. Sono Lorenzo, vengo da Milano. Allora la butto lì, non è lui. Ciao. Ciao. Lorenzo. Cosa succede? Ma lui danza quando si gira. Voleva alzarsi ma non si è alzato. Era tipo... Era una danza. Era... Io già la mia prima laurea l'ho presa. Ho lavorato per 3 anni. Okay. Te invece cosa studi? Medicina. Devo fare... Oh, manca. Complimenti. Grazie. Volevi fare il figo, eh? Volevi! Ti piace cucinare? Come? Ah, sì! Sembrano un programma per bambini loro due. Un po' me contro te. Allora, a me piace tantissimo cucinare i primi piatti. Abbiamo quante cose in comune! Io ho preso una decisione. Volevo rendere partecipi tutti di questa mia decisione. Penso che in questo weekend proverò a fare uno torto. Aia! È difficile a volte spiegare quello che sei dentro, a differenza di come la tua immagine. A me viene solo male le zigomi a guardarli, raga, ve lo giuro. Sorridono troppo! Sì, è tipo... 10 domande che faccio di solito quando conosco le persone. Oddio, paura. 10? Sono questionari. L'amore della tua vita, la tua anima gemella, eccetera. Mm-hmm. Ma la prima volta che ci vai a letto scopri che è del sesso opposto di quello che ti aspettavi. Oh mamma mia. Cosa fai? Lo lasci o ci rimani insieme e perché? Ma così ci rimango insieme. Esco proprio. Più che altro perché mi ha mentito per tutto questo tempo. Ma pare che se mi innamoro di una persona mi accorgo se c'è il cazzo, nel senso. No, non è questo. Io non mi innamoro prima di andare a letto. Beh, non è la domanda. Quindi la mia risposta a lui era: io non mi innamoro prima di tenderci a letto. Fatta io domanda, che cazzo vuoi? Quello che vuoi. Disagi, che disagi abbiamo? Ma ha un pallino per i disagi lei. Racconta qualche disagio. Io sono già stata innamorata. Dopo 5 anni sei andato a ricercare, a raccogliere banane in Australia. Chi è che è andato a raccogliere banane in Australia? Ma io non sto capendo un cazzo. Io non sento, a parte che non sento veramente un cazzo. Ah, adesso lui che non sente, eh? C'è il mio certificato medico, sta. Andate a fa. Dopo 5 anni sei andato a ricercare, a raccogliere banane in Australia. Suo ex. Andato a raccogliere banane in Australia. Cioè, pur di non star con lei. Marco, due. Si è svegliato e voleva ritrovare se stesso. Quindi se n'è andato in Australia. Senza invitarmi, soprattutto con Adelaide. Vabbè, amore, ci vediamo stasera. Con Adelaide. I ragazzi si innamorano di me perché sono una persona molto empatica. Riesco a risolvergli un sacco di problemi e poi mi lasciano. Quello non è essere empatici. Quello è essere la sindrome del... dell'infermierina. La croce rossina. La sindrome rossina, del buon samaritano. Infermierina. Le so tutte. Infermierina. Infatti, che cazzo parli? Non ma so. No, niente. Te non ce l'hai questa empatia che c'ha lei. Tu stai male, io sto male. Ma tu hai finito, hai detto. Tu quest'anno non sei più empatico, esatto. Hai fatto una dichiarazione. Sì, però io sento fortissimo. Pubblica. Ma senti quello che cazzo vuoi. Ok, però... sai cosa ho fatto? Alle mie emozioni. Le ho messe... Le sotterrate. No, ho messo del piombo attorno. Sì. Madonna. Ho messo delle pareti di piombo attorno alle mie emozioni. Che dopo che sono state con me di solito trovano l'amore della loro vita. Ah sì, questo è il superpotere che avevo anch'io. Questo sempre. È... C'è un film dove c'è quello che ficcava e tutte quelle, esatto, con cui ficcava poi trovavano l'amore e tutte volevano ficcarle. E io facevo la stessa cosa non ficcandomele. Numero uno. Sì, almeno lui ficcava. Sì, esatto, proprio... io proprio zero. E poi? E poi ho trovato Stefano. Porca troia. Il motivo per cui sono qua, fondamentalmente. Un paio di scarpe comode. Vorrei qualcosa di più stabile e serio. Andando a fare il giro del mondo. Guarda, brava. Vabbè.
sei una persona piacevole. Il problema è che non è scattato quel qualcosa in più. Quel quid in più che è comunque quella chimica che è necessaria per... Quella fiamma. Sono Simona, ho 38 anni, vengo da Milano e faccio l'avvocato. Simona. Io non gli dirò niente a Simona. Simona, sei perfetta. No. Famiglia nobile. Sì. Il mio bisnonno era nobile, portoghese. Sangue blu. Sangue blu. Come le bollicine. Ecco perché l'ha presa. Avevamo tutta una serie di possedimenti in India, persi completamente perché il mio bisnonno se l'è giocati a carte. Grande! Non ci credo. Top! La cosa migliore che mi potrebbe capitare è che come usciamo fuori dalla cena ci diamo un bacio appassionato. Mi ha fatto ridere la pausa, scusate. È un po' Tonio Cartonio. Sì, sembrano tutte e due nelle favole. Sì. Dopo 3 anni insieme a me, diceva che era presto per fare il passo successivo. Io ero... Andrò a raccogliere le banane in Australia. Io... cosa ho fatto? Il giorno in cui ci scadeva l'affitto del... Si sta impegnando. E cazzo gli è andato la plastica a mangiare? Dato che l'altra persona ha deciso di interromperla, per vari motivi non mi sono mai stati detti, ho analizzato me stesso, in generale i miei comportamenti, e penso di aver ricostruito i principali motivi per cui sono stato lasciato. Ma poverino, se l'è dovuto cercare da solo. Ma ditegli qualcosa. Madonna. Penso che il principale motivo sia stato il mio essere poco attento nei suoi confronti, soprattutto in periodi di stress, di studio. È un lavoro che ti devasta veramente. No, è proprio la vita che è così. Studenti di medicina minchia ancora di più. Lui sì, io che so pieni pezzi, no, è vero, eh? Sono un pezzo di merda io. Ma tu curi le persone? Lui che cura il c***o, va bene. Ma il c***o fa solo quello. Vabbè, lui studia, tu sei il paziente se vuoi. Un po'... Non amo essere affettuoso, assolutamente. Piuttosto lo dimostro con i gesti. Mi immagino così. Vabbè, ma da quando è entrato, che volteggia. Quanti anni hai? Facciamo il solito gioco, dai. Quanti me ne quanti dai? Quanti me ne dai? Ma secondo me c'hai la mia età. E io quanti ne ho? Madonna, me l'ha fregato. Minchia, bello. Bello. Invece non dico niente sul tuo nome. Perché? La mia ex ragazza si chiama come te. Ah. Ah, mamma. Ma la tua Simona era napoletana? Sì. Allora, ditemi se sbaglio. Avete mai notato che l'uomo che porta gli anelli ha una postura delle mani diversa dal solito? Vedi lui come sta? Sta così. Per farli vedere, tipo? Io quando, anche quando discuto con mia madre, mia sorella, cioè io le lascio loro che parlano, sì, io me ne vado. No, io pure non è che mi impunto, non ti credo. Ok. No? Allora sono usciti da Disney Channel. Ma dai, sì, ma poi sono perfetti. Palese, ma li voglio. Beh, sicuramente il prossimo viaggio lo faremo insieme, ne abbiamo parlato tutta la sera. Anzi. Ma qua ci siamo. Madonna. Come i fiori che le ho portato. Piena di sfumature colorate, solare, anche profumata. Lei è profumata, quindi? Sì, ha fatto la doccia prima di andare a fare l'appuntamento. Ma se l'è snuffiazzata? È un'altra cosa che hanno in comune, insieme ai viaggi. Bravo. Ma qua è un sì grosso così. Quindi ci vogliamo rivedere? Dai, sì, rivediamoci. Ma dai! Cioè, voi due dovete stare insieme. Voglio fare le foto al matrimonio. Andiamo ad organizzare il nostro primo viaggio insieme. Perfetto, andiamo. Mi sembra un po' tipo Android. Che hanno caricato un software di felicità. E gliel'hanno messo insieme. La schedina è Happy, gliel'hanno inserita qua dietro. Lui è felice sempre. Una crisi esistenziale. Non so che fare della vita. La crisi esistenziale dell'ex fidanzato. Ah, ok. Ma ti devi ridere che dai fastidio alla persona. Ho avuto una bellissima discussione con una persona che mi ha scritto che dovevo smetterla di ridere. Ma c'ha ragione, hai rotto il cazzo! Ma non faccio altro che ridere. Ma c'ha ragione, di cose, non ridere a buffo, hai rotto la Madonna, non si può ridere. Non si può fare un cazzo. Ma scusa, ma come... Bisogna fare quello che dice la gente. Ma scusa, ma se non ti diverti tu mentre lo fai, come fai a far ridere gli altri? Che tipo ti piace? In un uomo ovviamente, vabbè, è il lato estetico. Al di là che... debba piacere. Come si mangia quella pera? È sushi quello. A caso. Devo pensare al classico Tarzan, così non è Tarzan. Però... è pure andato a ritmo con la musica. Che ha detto? Capisco un cazzo, c'è questa che ride sempre. C'era il tempo comico perfetto. Il primo impatto è come se era teatro.
Perché quando fai la battuta, se ste non ride, capisci che non funziona. Diciamo che non è la cosa che preferisco di più in un ragazzo, il fatto che uno sia molto libertino, che salta di pane in frasca. Se vai cercando una relazione seria, non ho ben capito. Cioè, però vabbè, quello è meno, meglio uno che te lo dice subito. Beh, cerca un'avventura, boh. O anche una relazione aperta. Scusa. Preferisco pagare sempre io il conto la prima volta. Diciamo che è un gesto che secondo me è molto carino da ricevere. Però se lo fai sempre tu non lo riceverai mai. Mi dispiace. Invitalo a cena. Lui... Invita a cena e gli fanno la cena adesso, solo perché se lo merita. Lui guarda nel fondo del bicchiere. Fino all'ultima goccia proprio. Non si butta via niente. No. È finito? Poi. Quindi se tu non avessi avuto quel sorriso, probabilmente ti avrei mangiato. Ho capito. Tutto finto comunque il suo essere così. Ma che secondo me è molto facciata, dai. Sì, invece è molto cucciolo. Non farei una seconda uscita, ecco. Ok. Ah! Te l'aspettavi, avevi capito che... Che cosa? Che era un no? No. No. Un piatto solo e due cucchiaini ho messo. Ma porta due dolci. Due cuori e un piatto in questo caso. Ma il cuore è uno solo, sono i cucchiaini che sono due. Cosa c'ho come... le cioccolata. Ah no, sono due cuori. Ma avete finito di bullizzarmi stasera? Non ho detto nulla. La tua faccia ha detto tutto. La faccia di cazzo. Parlo con gli occhi. Sai che la mia mamma quando ero piccola mi diceva che lei mi vedeva tutto quello che facevo perché aveva gli occhi anche dietro la testa. E tu ci credevi? E io andavo a cercarli. Comunque ti bullizzi da sola, noi non abbiamo fatto nulla. Cosa lo stai rifacendo? No, sei stato tu. Finiamo questa puntata che mi ha rotto il cazzo. Che stai o la puntata? No, la puntata, poverino, dai. Io lo so che ho dei fan là fuori. Qualcuno tifa per me. No, tanto poi tutti i commenti qua sotto. Stefania, la tua risata è fantastica. Stefania, sei bellissima. Stefania, scrivete qua sotto. Stefania, bravissima. È stato gentilissimo. No. Via. Ai, non me l'aspettavo. Pensavo fosse più sul sì. Fuori sembra un'arena. Prego. Che bello. Ma che senso? Sembra un'arena. Ma devono combattere. Ma che... Vabbè, un caffè. Ma ditemi il perché. Ma perché? Non hanno spiegato il motivo. Nonna mia! Ma questo è proprio 100 vetrine, eh. Braccia rubate Ma braccia rubate a un posto al sole qui! Sirio e Stefania sono diventati amici. Lo sapevamo. Sirio è partito per il suo viaggio intorno al mondo e Stefania ha deciso di seguirlo. Via social. Minchia, è partito! Entrambi sono ancora single. Edoardo e Lorenzo non si sono più sentiti. Edoardo continua a essere un cinico single, mentre Lorenzo, dopo un periodo di intenso studio per la tesi, si è fidanzato. Oh. Simone e Maurizio non si sono più visti né sentiti. Maurizio è ancora in cerca dell'amore, mentre la principessa Simona è felicemente fidanzata. Ah. Ma tutti dopo sono fidanzati. Entrambi continuano a vivere a Milano, ma il loro cuore batte sempre a Napoli. Elisa e David si sono frequentati per un po'. Il loro sogno era quello di organizzare un viaggio insieme in Spagna, ma non ci sono ancora riusciti. Vabbè. David intanto è diventato parrucchiere di fiducia di Elisa. Ma che cazzo. Ma tutto qui? Vivono felicemente la loro vita a colori. Vivere a colori? Alessandro Amoroso.